Vi lascio con un'esecuzione a velocità ridotta per poter studiare a tempo sopra a questa guida. Seguirà invece un'esecuzione al tempo corretto, quello finale a cui il brano andrebbe eseguito in concerto. È chiaro che un'esecuzione a metronomo non conterrà il rallentato, il respiro sulle frasi, ma è un'esecuzione meccanica, allo scopo però di fornirvi uno strumento per lo studio metronomico, che è estremamente importante quando si parla di danze, soprattutto, o comunque di brani che hanno dentro una matrice ritmica molto chiara, molto importante, molto rigida. Quindi mi raccomando, cercate di studiare a tempo. Adesso invece al suo tempo corretto, che è circa 120 bpm per la semimina.